Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca antica, di epoca remota. Volevo parlarvi dei Tuatha De Danann. Essi erano un popolo semileggendario, e più correttamente dire le Tuatha De Danann, siccome si tratta di una tribù. Tuat significa tribù. Tuatha è un plurale, il plurale di tribù. De è una preposizione semplice, vuol dire di. Danann, di questo ne parleremo a breve. Si tratta di una divinità, e dopo diremo la divinità dell'agricoltura, della terra e la madre di tutti i viventi. Le Tuatha De Danann si dice che provenivano dalla Beozia, un'isola dell'estremo nord, potremmo dire un'isola del Polo Nord, che questo popolo, la tribù dei Danann, erano andati a colonizzare tutte le terre e le varie isole del Mar Glaciale Artico e non solo, tra cui occuparono anche la Norvegia, all'epoca chiamata Lochlann, e la Scozia, all'epoca chiamata Alba. Oltre a queste, colonizzarono anche l'Irlanda, la Bretagna, la Gran Bretagna, l'Islanda e anche gran parte dell'Europa, arrivando fino alla Grecia, sottomettendo il popolo di Atene, e quando anche dagli ateniesi si fecero considerare degli dèi. Così come si fecero considerare degli dèi dai Celti, dai Galli e da tutti i popoli norreni, tra cui i norvegesi e gli scozzesi, oltre agli irlandesi, gli inglesi, erano quelli che li adoravano di più, dato che loro avevano delle forti potenzialità. Loro erano un popolo colto, un popolo che conosceva tutte le arti, tra cui le arti della poesia, le arti della magia, inteso come il saper curare, non la magia come l'arte di prestigio, la magia vera e propria. Quella di curare, saper medicare, erano abili nella medicina, erano abili nell'artigianato, erano abili nel costruire le armi. E tutto questo erano considerati superiori agli scozzesi e ai norvegesi, così come a tutte le altre nazioni che loro avevano colonizzato. I semplici contadini e i semplici pastori scozzesi, ma anche quelli irlandesi, inglesi e tutti quei popoli del nord Europa, accorgendosi della loro superiorità, che sapevano fare tutto, si consideravano quindi inferiori alle Tuatha De Danann e le avevano considerati degli dèi e cominciarono ad idolatrarli e a servirli. Così come qualsiasi popolo superiore potrebbe essere scambiato adesso molto di meno, ma anche una persona come noi, che sa più cose di noi e sa fare più cose rispetto a noi, sia dal punto di vista artigianale, sia come artista,
sia come scienziato, sia come chimico. Immaginiamo che una persona come noi è un genio, è abile non solo nella scrittura, nella poesia, nella scultura, nel dipingere quadri, è anche bravissimo nell'economia, nell'arte della guerra, costruire armi, anche in ambiti scientifici, chimici, biologici, è molto più colto di noi, molto più istruito di noi. Noi vediamo in quella persona una sorta di divinità. Così i popoli irlandesi e anche i popoli scozzesi e i popoli norvegesi, accorgendosi della superiorità dell'Etuada de Danann, li avevano considerati degli dèi. Forse anche i nativi americani, quando videro per la prima volta Hernán Cortés, lo avevano considerato il messia, così come videro per la prima volta i coloni europei, li avevano considerati come un popolo superiore a loro, delle divinità. Questo è quello che hanno fatto anche loro, scambiandoli dei semplici contadini, guardando loro, i Tuatha De Danann, nelle loro conoscenze, sia scientifiche che filosofiche, che artistiche, tutto. Li avevano considerati degli dèi e li avevano adorati, avevano fatto di loro delle divinità. Infatti, anche la loro genesi descrive che i Tuatha De Danann, le Tuatha De Danann avevano costruito il mondo, che prima il mondo era sterile come un immenso deserto di terre nere e di vulcani. Ma poi, grazie all'acqua che scese dal cielo e che formò i torrenti, i fiumi, i laghi e gli oceani, i mari e gli oceani, si formarono poi gli esseri viventi. Secondo gli irlandesi, erano state proprio le Tuatha De Danann a creare tutti gli esseri viventi del mondo intero, dato che li consideravano delle divinità, per il fatto che erano di molto, ma molto, ma molto più avanzati sia nelle conoscenze sia nella tecnologia confronto a loro. Cosa fecero le Tuatha De Danann dopo che si fecero adorare dagli scozzesi, dagli irlandesi e dai norvegesi? Non contenti, scesero più a sud e arrivarono a colonizzare la Grecia. Si fecero adorare pure dai greci, siccome loro erano più superiori anche a confronto dei greci per le loro conoscenze scientifiche, artistiche, nelle armi e in tutto, e gli ateniesi si sottomisero a loro. Pensate che esiste anche una regione a confine di sopra di Atene, la Dacia. Atene si trova nella Dacia. A nord della Dacia c'è un'altra regione chiamata Beozia. E dato che le Tuatha De Danann provenivano dalla Beozia, secondo loro provenivano da lì, più che altro dall'estremo nord del pianeta Terra. Alcuni erroneamente scambiano le Tuatha De Danann come gli Atlantidei o come il popolo venuto dalle stelle o come i Pleiadiani. Questi che cosa fecero? Dopo che avevano colonizzato Atene, arrivarono dalla Siria i Filistei. I Filistei, in una guerra, sconfissero
gli ateniesi e sconfissero i greci. E questi pochi superstiti greci ateniesi chiesero aiuto all'Etuada de Danann per farsi proteggere, dato che loro si erano accorti di essere inferiori in tutto e per tutto all'Etuada de Danann e ai Filistei. E l'Etuada de Danann andarono a combattere contro i Filistei, ma persero la guerra. Perdendo la guerra, ritornarono di nuovo nelle terre del nord, facendosi idolatrare dai Loclan e dagli Alba. Lì trovarono un altro popolo, i Fomoire. I Fomoire erano anch'essi un popolo superiore sia nell'artigianato, sia nella magia, sia nell'arte e nella poesia e in tutto. L'Etuada de Danann, per non essere da meno ai Fomoire, si allearono con loro e formarono delle famiglie. Il fatto è che da quando l'Etuada de Danann fecero molti figli sia a Loclan e ad Alba, scesero verso sud perché loro erano convinti quel di più dei loro figli andarono a colonizzare le terre del sud di tutta la parte europea. Il re Neada Mac Ektaich era un re valoroso, un re considerato divino dagli abitanti di Loclan e di Alba e anche di Engi e altre terre. Questo re valoroso possedeva una spada. Quando si diventarono numerosi, scesero Clamsolais. Aveva una spada invincibile e dopo diremo quale. Cosa fecero? Abbiamo detto la tribù dei Danann. I tre dei di Danann erano divisi in tre parti. I nobili condottieri che guidavano le tribù di Tuatha, i sapienti druidi e i talentuosi artigiani, i Dana. Dana è arti significa artigiano, i talentuosi artigiani. Dopo la distruzione, dopo che è stato ucciso Thor Ynys, i Clan Name avevano abbandonato l'isola Eriu, ecco come si chiama Eriu, oltre a Loclan e Alba avevano colonizzato anche Eriu, guidati da Ibat e da Bat, erano due fratelli. Provenivano dalla Beozia, sì, l'ho detto già che provenivano dalla Beozia. Le città in cui ottennero istruzioni erano Falais, Gorias, Finias e Murias. In queste città trovarono dei druidi molto sapienti. Nella terra di Falais, Morfis. Nella terra di Gorias, Esdras, nella terra di Finias, Ushas e nella terra di Murias, Semais. Questi quattro druidi erano coloro che avevano istruito i Tuatha De Danann, che poi essi stessi erano stati considerati, come ho detto prima, degli dei. Secondo i poveri cittadini, i poveri contadini, gli ignoranti, contadini, pastori e anche artigiani dell'Irlanda, dell'Islanda, della Scozia, della Norvegia, che li consideravano degli dei,
Perché avevano riconosciuto in questo popolo che loro erano superiori e quindi li hanno idolatrati. Una cosa così fa intenerire il cuore a vedere quei contadini e quei pastori ignoranti che, vedendo la superiorità nei Tuatha De Danann, li avevano considerati degli dei. Avevano invaso Eriu. Siccome avevano fatto molti figli con quell'altra tribù, i Famoir, e quindi erano andati a invadere Eriu, che pure i loro abitanti li avevano idolatrati. Corpo spirituale Eokaid al-Altair era il capo. Sì, quando il re dei Tuatha De Danann era Nuada Mac Ecktaich, un potente re coraggioso. Il loro capo spirituale era Eokaid Ollatair, detto Magda Mor. A lui appartiene il magico calderone che dopo vedremo. Coin-Hann de Dagda. Aveva un fratello chiamato Ogma, l'inventore dell'alfabeto organico, che era tutta una serie di linee verticali e oblique, un po' come le rune. È importante sapere che i capostipiti delle Tuatha De Danann erano i tre figli di Danann, nati dal rapporto incestuoso tra Danann e suo padre, del Bact Tuireal Bicreo, facendo sesso con sua figlia Danann. Nacquero tre figli, Brian, Yukarba, e da lì nacquero le Tuatha De Danann, i tre figli, i tre dei di Danann, le tribù degli dei di Danann. Ci fu anche uno dei fratelli di Dagda, Eakaid Bres, che quando governò lui, quando salì a potere, era un potere senza gloria, era un totale fallimento. E dobbiamo ricordare anche un altro personaggio molto famoso tra la discendenza dei Tuatha De Danann, delle Tuatha De Danann, Danannan Maclir, il cavaliere del mare crestato. Lui guidava una carrozza, guidava un cocchio sul mare, sulle onde, così come gli uomini guidano la carrozza sulle strade, lui guidava la carrozza sull'acqua, aiutato dalla cavalla Aonbar. Il corcio si chiamava Quabutin, e la sua spada si chiamava Fregartak. Manannan Maclir era sposato con una bionda chiamata Fan, la figlia di Ead Abrat. Poi c'era Dian Cecht, il guaritore, e i suoi figli Miak, Oktrit e Airmed. Lug Lamfada, chiamato il Samil Danak, colui che unisce ogni arte. Lug Lamfada, infatti, era un druido esperto nella poesia, nel druidismo, come medico, come fabbro
come carpentiere, ed era anche un grande guerriero e aveva la lancia, una lancia invincibile, la Sleabua. Si dice anche Brigitte, la dea del focolare, era esperta nella poesia, nella medicazione, nella divinazione e nella metallurgia, era anche lei una delle figlie, una dei parenti di Dagda. Adesso andremo a vedere i quattro oggetti sacri dell'Etuada de Danann: una pietra, una spada, una lancia e un calderone. E questi quattro oggetti sacri si riconducono ai quattro semi delle carte da gioco, tra cui le coppe, le spade, i bastoni e i denari. Ne ho parlato anche in uno dei miei video precedenti. Non ne parlo qui, se no si prolungano. Mi pare che l'ho scritto anche, ecco qua. Una pietra, una lancia, una spada e un calderone. Falias avevano la Lia File, la pietra dell'isola del destino posta a Temair. Questa pietra, se veniva calpestata da un degno re, gridava. Il popolo dei Gorias avevano portato la Sleabua, la lancia della vittoria, quella lancia che apparteneva a Lugh. Il popolo dei Finias allora era stato portato la Cliam Solais, la spada di luce che appartenuta a Nuada. 4. Murias, a lui gli era stato portato il calderone Coirean Magda, il calderone del dio buono Magda, Dagda. Questo era un calderone che portava cibo a tutti all'infinito. Secondo la loro credenza, avevano un branco di maiali. Alcuni per il pascolo, altri per mangiare. Il fatto, secondo la loro credenza, una volta uccisi questi maiali, una volta che loro mangiavano le carni di questi maiali, si ricreavano dal nulla. Avevano cibo in abbondanza sia di carne che di frutta, perché i loro alberi, gli alberi dei Murias, che avevano il calderone di Dagda, erano sempre e infinitamente pieni di frutta. Ne toglievi una e ne nascevano altre, in continuazione e all'infinito. Erano un calderone che dava cibo in abbondanza, così come gli alberi loro davano cibo in abbondanza. Dan significa artigiano, Tat significa tribù, classe nobile, e De significa druidi. Danann erano gli artigiani. Farò un altro video per dire tutta la discendenza. Secondo il poeta William Butler Ears, le Etuade de Danann erano considerate degli angeli decaduti, non troppo buoni da essere salvati né troppo cattivi da essere cancellati, dicono i contadini. Gli dei della terra, dice il libro di Armagh. Gli dei dell'Irlanda pagana, gli dei che si rimpicciolirono, siccome quando gli irlandesi smisero di adorare questo popolo che loro scambiarono per dei,
cominciarono a rimpicciolirsi fino a diventare le creature del piccolo popolo. Nel mondo delle fate anche le dimensioni sono capricciose, cambiano in base a come vengono definite. Altri scrittori oltre a William Butler Yeats, anche John Millington Synge, George Russell e Lady Augusta Gregory avevano scritto dell'Etuada de Danann. Ora diciamo anche che a sud-est del Killarney, nelle colonie di Kerry, nella contea di Kerry, si trovano i seni di Anu. Sono due colline che sembrano due seni di una donna supina. E queste due colline, che loro avevano considerato i seni di Anu, Anu è anche un nome storpiato di Danu. E quindi Danu Danan, che era la dea della fertilità, dell'agricoltura e la madre di tutti i viventi. Ed era la personificazione di madre natura, della madre terra. Queste due colline, a vederle frontalmente, ricorda proprio la forma di due seni femminili. Per questo li avevano associati alla dea Danann, la dea Danu, che a volte è detta anche Anu. Spesso e volentieri le Etuadi de Danann sono considerati i discendenti di Magog, figlio di Yafet, figlio di Noè, colui che salvò dal diluvio universale tutte le specie animali e anche la sua famiglia, e i suoi figli con le rispettive mogli diedero esistenza ai popoli della terra: Cam, la razza africana; Sem, la razza semita; e Yafet, la razza di carnagione chiara, tra cui l'Etuada de Danann, siccome l'Etuada de Danann erano di carnagione chiara, dato che venivano dalle terre dell'estremo nord. Il colore della loro pelle era chiaro come la mia. Però c'è da ricordare che Danann è anche un antico nome del Danubio. E quindi avevano divinizzato il fiume Danubio, dandogli il nome di Danubio, Danan, Danu, che è il Danubio, personificandolo come una dea, la dea dell'acqua, di cui loro pensavano che dal Danubio si era formato il tutto. E siccome l'acqua è la culla della vita, non avevano del tutto torto. Avevano quindi divinizzato il fiume Danubio, anche se avevano divinizzato Danann, che era una delle figlie di questa discendenza nobile, che in un prossimo video vi dirò. Bene amici, anche se il video è stato fin troppo lungo, spero di avervi emozionato così come mi sono emozionato io a leggere, a studiare che cosa erano, chi erano le Etuadi de Danann. Bene amici, ora io vi saluto, con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico e alla prossima!